Bentornati, bentornati qui su Destiny. Ahimè, non riesco a nascondere la delusione per la live che c'è stata ieri, la prima live dei tre appuntamenti che ci saranno e che riguarderanno appunto l'aggiornamento di aprile, del 12 aprile precisamente, aggiornamento che interesserà le attività di Destiny. Perché la delusione? Perché sinceramente mi aspettavo altro che non è arrivato. Comunque, prima di lasciarvi le mie impressioni, che vi lascerò sicuramente nel corso del video, intanto vi riporto le date delle live. La prima c'è stata stasera, cioè ieri, se state vedendo il video il 24. Il 23 marzo, cioè appunto stasera per me e ieri per voi, alle ore 19 c'è stata la prima live delle nuove cose da fare, dove si è parlato delle nuove attività, eccetera. Ci sarà un'ulteriore live il 30 marzo alle 20, ovviamente sul canale Twitch di Destiny, il canale Twitch di Bungie, sulle nuove cose da ottenere. Quindi probabilmente vedremo le nuove armi, e le nuove armature o nuovi tipi di equipaggiamenti o vecchi equipaggiamenti portati magari all'anno 2. Il 6 aprile invece alle ore 20 sempre Crogiolo e Sandbox, quindi aggiornamenti per quanto riguarda i bilanciamenti delle armi in Crogiolo, eventuali nuove ricompense, eccetera eccetera. Staremo a vedere. Perché sono sull'atollo? Perché purtroppo quello che ormai si sa è che l'aggiornamento riguarderà principalmente la prigione degli anziani, quindi quello che è stato il casato dei lupi come DLC, DLC che a me ha fatto schifo proprio assolutamente. Per me la prigione degli anziani come attività PvE è assolutamente un'attività frustrante, ripetitiva e per nulla divertente. A me non è mai piaciuta l'idea di un'attività a orde, a serie di nemici che arrivano costantemente, cioè proprio non mi è piaciuta, l'ho dovuta fare, l'ho fatta. E fatalità, su che cosa vanno ad aggiornare la Bungie? Cioè qua veramente ho un po' il dente avvelenato. È un mio parere personale, ma io penso che fra di noi tanti sono delusi da questa cosa qua e probabilmente tanti non amano o non hanno amato la prigione degli anziani. Gli aggiornamenti riguardano la prigione degli anziani. Allora, procediamo per ordini. Cosa sappiamo? Allora, sappiamo che verrà appunto portata all'anno 2 la prigione degli anziani, quindi non i vecchi raid, non la volta di vetro, quindi la volta di vetro ce la prendiamo nei denti, almeno per ora la speranza è sempre l'ultima a morire, nonostante le richieste siano state fatte a gran voce da tutta la community di Destiny, ma vabbè, lasciamo perdere. Ci sarà un livello luce aumentato a 335, quindi il nuovo level cap sarà 335, non più 320 così com'è adesso. Sistema di luce che io sinceramente ho sempre criticato, non mi sembra corretto, cioè non mi sembra divertente, mi sembra anche questa una cosa frustrante, l'idea di dover necessariamente andare a prendere equipaggiamenti con un livello luce alto per poter essere di un livello luce alto, per poter essere più forte. Ma io ho sempre pensato che fosse meglio legare il tutto a un livello esperienza, a un livello di grado esperienza, quello che è il livello 40 e che era per esempio nell'anno 1. Non mi piace il sistema di luce assolutamente, né per le armi, né per gli equipaggiamenti vari, né per la potenza del personaggio. Quindi anche questa cosa qua mi dà alquanto fastidio, l'idea di dover tornare a fare di nuovo le stesse cose per poter di nuovo andare a pescare armi con luce 335 o quasi per salire ancora col livello luce è abbastanza frustrante. Preferivo sicuramente qualcosa legato ai punti esperienza. Vabbè, questa è la mia considerazione personale. Quindi
Prigione degli anziani, corte di Oryx, assalti eroici, cala la notte e l'incursione, quindi la caduta di un re, l'ultima nuova, stendardo di ferro e prove di Osiride, avranno un nuovo livello di difficoltà e nuove ricompense, di conseguenza quindi con un livello luce aumentato. E la prigione degli anziani 1-2 in più avrà un livello 41, dove si potrà andare qui dal nostro amico Varix, che io speravo sinceramente di non doverci più tornare da questo, perché vabbè, ci darà una specie di taglia, un sigillo degli anziani, che segnerà praticamente i punteggi delle partite in comune della propria squadra finché si è nella prigione degli anziani. Lo scopo appunto è collaborare, quindi il punteggio sarà condiviso, non sarà individuale ma sarà condiviso nella squadra. Ci sarà un punteggio di 30.000 punti di singola sfida per ottenere un'arma da Varix a 335, armi di Varix che sono come quelle del casato dei lupi comunque a me non piacevano, parlando delle leggendarie, oppure l'obiettivo dei 90.000 settimanali, sempre nella prigione degli anziani, ci sarà una ricompensa settimanale anche di alto grado. Ci sarà il matchmaking per quelle più semplici, solito discorso, mentre per quella più difficile bisognerà andare con una propria squadra, su questo siamo abituati ovviamente. I drop finali saranno assicurati, quindi non sarà più casuale come nelle casse che chissà che cosa trovi, ma ci sarà un drop valido assicurato, e questo può essere una cosa buona. E i checkpoint, insomma, sono state sistemate, diciamo tra virgolette, le prigioni degli anziani, oppure forse sono state messe pubbliche delle modifiche che probabilmente andavano fatte o erano già state fatte quando al tempo c'era il casato dei lupi, ma siccome era a ridosso dell'anno 2 di Destiny, dopo sono state lasciate indietro, perché come sappiamo di fatto le attività dell'anno 1, nonostante uno le abbia pagate magari successivamente nell'anno 2, anzi le ha dovute pagare nell'anno 2, di fatto erano totalmente inutili. Le attività dell'anno 1 non servono a una mazza. Vabbè, ci sarà una nuova impresa, va bene, le imprese, va bene, ci sarà un nuovo assalto dove hanno fatto vedere il boss Malok, che è molto carino, almeno da vedere sembra abbastanza epico. La prigione degli anziani in più avrà dei boss modificati, saranno dei boss tipo dei guardiani corrotti, quindi è simpatica come cosa, perché l'idea di avere magari dei guardiani che sono stati sono diventati dei traditori può dare un po' di gusto in più a quello che è magari la storyline di Destiny. Sarà portato, alcuni assalti dell'anno 1 saranno portati all'anno 2, come per esempio il famoso prelato Arconte. Questo non mi dispiace, perché era un assalto che mi piaceva abbastanza. Quindi questo a grandi linee è ciò che è stato svelato nella live appunto del 23 marzo. Io farò un recap molto easy così in gameplay, senza mettervi grandi immagini, se vi fa piacere appunto subito il giorno dopo, se riuscirò dopo ogni live. Cosa ne penso? Sono molto deluso dal fatto che Bungie abbia deciso di portare all'anno 2 un'attività come la prigione degli anziani, che a me non è piaciuta, non è mai piaciuta, e secondo me a tanti non è piaciuta. Adesso sicuramente tra di voi ci sarà quello che nei commenti dirà: no, ma a me la prigione degli anziani è piaciuta un sacco, la volta di vetro mi fa schifo. Vabbè, io voglio vedere proprio in percentuale quanti preferivano un aggiornamento all'anno 2 della prigione degli anziani e quanti avrebbero preferito un aggiornamento all'anno 2 dei vecchi raid, o magari anche della prigione degli anziani, per carità, perché sta di fatto ragazzi, che se voi avete iniziato a giocare dall'anno 2, le attività dell'anno 1 comunque le avete pagate, ma attualmente, come vi ho già detto, non servono a una mazza. E adesso abbiamo gli armamenti, magari sei tra 19 e 320, hai buttato il sangue, vabbè, ma è questo, però purtroppo è così, per ottenere pezzi con 320 di luce dalle challenge eccetera, e adesso bisogna rifare di fatto tutto da capo. Quindi
sono contento di non aver perso ulteriore tempo in cerca magari del casco a 3,20 demoniaco, o di non aver perso tempo a portare su a luce il più alta possibile gli altri due PG che ho, perché comunque sarebbe stato tra virgolette inutile, nel senso a livello 319, 320 o 318, quello che è, non cambia assolutamente niente. Ci saranno delle nuove taglie, sempre legate a Varix, eccetera. Stando appunto a quello che è stato fatto vedere, queste sono le attività introduttive che verranno messe appunto nell'update di aprile. Adesso nella prossima live vedremo gli equipaggiamenti, quindi vedremo che cosa ci sarà di nuovo di armi o di armature, o che cosa verrà portato magari dall'anno 1 all'anno 2. Non mi dispiacerebbe, l'unica nota positiva che può esserci in tutto questo, non mi dispiacerebbe vedere una versione aggiornata delle armi esotiche del Casato dei Lupi, armi che secondo me facevano veramente il devasto, erano uniche, così come deve essere un'arma esotica. Un'arma esotica deve avere una sua unicità in tutto, per skin, per potenzialità, per tipologia di arma. Quali erano le armi dell'anno del Casato dei Lupi? Era il Signore dei Lupi, per esempio, un bellissimo fucile a pompa con una specie di fuoco automatico, adesso neanche me lo ricordo più, però era molto divertente da usare e devastante. Il cecchino anche era veramente molto molto particolare, che era un fucile a fusione che veniva usato però come fucile a cecchino. Dove cavolo è? Vediamo dove l'ho messo, forse ce l'ho di qua, che ve lo faccio vedere al volo. Eccolo qui, esatto, l'arco spezza regina, che questo è meraviglioso, purtroppo è stato usato per veramente poco tempo, tra l'altro anche mancellato. Bello, difficilissimo da usare, infatti io lo usavo gran poco, però era molto divertente da usare. Il terzo era la sidearm, l'arma di supporto, che però non ho più perché ho smontato, che anche quella era veramente devastante. Quindi ci sarà un revamp, per esempio, delle ricompense delle prove di Osiride, va bene, perché comunque le prove di Osiride forse è l'unica cosa che ha portato, e lo dico mio malgrado perché io in crogiolo non sono bravo e quindi le attività di crogiolo per me non sono mai state la parte principale del gioco. Quindi ci sarà un update delle ricompense anche delle prove di Osiride, per chi ama fare appunto le prove di Osiride. Ma per quello che riguarda la prigione degli anziani, mamma mia ragazzi, porca puttana, veramente non ci siamo, sono incazzato e deluso. Volevo farlo in maniera diversa questo video, volevo veramente spaccare il pad contro il muro, ma vabbè, non serve, perché nel momento in cui uno deve dare delle informazioni non serve avere questo tipo di atteggiamenti, però mi fa girare un po' i coglioni sinceramente. Ci avevo sperato, ero quasi convinto che arrivasse sta benedetta volta di vetro anno 2. A questo punto mi viene da pensare che se la tengano per un nuovo periodo di magra di Destiny, dove appunto andarlo a mettere questa nuova, cioè non, magari senza, non si sono sparati tutto subito, ma cercheranno di tenere le cose e spalmarle un po' nel tempo in attesa che arrivi Destiny 2, o magari proprio su Destiny 2, perché non sappiamo come sarà Destiny 2, non sappiamo che contenuti avrà, se sarà un gioco nuovo non sappiamo nulla, potrebbe essere semplicemente un nuovo mega grande aggiornamento, cioè un mega grande nuovo DLC con degli aggiornamenti delle attività vecchie, non lo possiamo sapere. Fatemi sapere ovviamente, come sempre, anche voi cosa ne pensate. Video fatto di getto, così portate pazienza. Fatemi sapere cosa ne pensate delle cose che vi ho detto, se non avete seguito la live, se l'avete seguita ieri, le vostre impressioni. Cerchiamo nei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate, quindi discutiamone insieme e attendiamo poi la prossima live per vedere anche la parte degli equipaggiamenti.
chissà che magari là ci sarà qualcosa di più interessante. Per ora io sono deluso, personalmente veramente veramente deluso. Comunque dai, detto questo, io come sempre vi saluto, come sempre vi auguro buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani.